È venuta un po' di nostalgia. Sì, sono iscritto che avevo 17 anni, quindi si figuri un po' quanti momenti. Io non ho mai smesso di fare politica e quindi ho nostalgia dell'avvenire. Le piazze piene, gli inni, le foto, le riviste, la sezione come era un tempo, con la colla per i manifesti, la macchina da scrivere, il volto del Duce alla parete, comizi del leader Giorgio Almirante. Nostalgia dell'avvenire, questo è il titolo della mostra per i 70 anni del Movimento Sociale Italiano. Gli ex missini, molti passati per Alleanza Nazionale, sono tutti in prima fila. Va in scena il come eravamo, il passato rivendicato con orgoglio, il futuro in chiaroscuro. Divisi, dilaniati da rancori, la destra italiana votata un tempo da 2,5 milioni di elettori, oggi non ha un volto chiaro. Questa destra non esiste più. Non è che non esiste più, è dispersa in tanti frammenti. Il tricolore, l'Italia, l'amore per la patria, molte cose che erano solo del Movimento Sociale Italiano ormai appartengono a tutti. Appartengono così a tutti che anche Renzi vede la destra come territorio di caccia. Per il referendum costituzionale quello, ha detto bisogna guardare a destra. Sì, quello è un territorio di caccia, appunto, non appartiene a Renzi. Ma guarda a destra secondo lei Renzi? Penso che non guarda da nessuna parte, guarda a se stesso. Non abbiamo bisogno di uomini improvvisati. Le manda un saluto forzato, Confini o... Assolutamente, assolutamente. Oltre al luogo del passato non è anche il luogo dei rancori, inimicizie? No, assolutamente no, io non ho mai avuto rancore per nessuno, tantomeno per fine. I dissapori però irrompono in sala, c'è chi vanta di essere il proprietario della fiamma tricolore, del simbolo, e considera gli ex missini usurpatori abusivi. Hanno paura che io dica la verità. Venga con me. Venga con me. L'eredità materiale del Movimento Sociale Italiano è contesa tra gli ex N e Fratelli d'Italia, ancora più disputata però è l'eredità politica. Salvini è quello che può rappresentare il Movimento Sociale. Oggi anche Salvini, perché Salvini appartiene a questo modo di pensare. Io penso che il federalismo sia un'idea tipicamente di destra. Salvini non può rappresentare la storia di un partito che aveva nell'amor patrio e nel senso nazionale il suo valore costitutivo. Non si può essere sovranità nazionale e nel contempo pensare al federalismo. Bisogna trovare un punto di sintesi su questo versante. C'è chi ha il Duce tatuato sul braccio ed è tentato dal saluto romano. Chi vuole andare oltre un certo passato. La destra una volta era una, oggi ce n'è una per tutti i gusti. Per l'avvenire invece si avverte un po' di nostalgia.